Buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'altra area di lavoro, e anche questa sera staremo insieme di martedì per parlare di arte, di cultura, di tradizioni, identità, e torneremo a immergerci nel carnevale, nel Pulcinella, anche se questa festa è passata un po' di tempo, ma siccome noi dobbiamo dare testimonianza a tantissime realtà che affondano le proprie radici nella notte dei tempi, e soprattutto per quanto riguarda Pulcinella, siamo sempre qui per cercare di conoscere tutte le associazioni, i membri che fanno parte del Comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO. Questa sera parleremo con un'altra associazione, con un'altra realtà, che come nostro solito presenteremo facendoci anticipare da un breve video. Avete visto questi bellissimi cavalieri, queste bellissime dame vestite in maniera giustamente carnavalesca con dei cappelli molto strani, che sono a pochi chilometri dai loro cugini, gli amati cugini di Castellón Messer Marino, che abbiamo già presentato e che hanno citato questi Pulcinella. E parliamo dei Pulcinella, della tradizione dei Pulcinella di schiavi d'Abruzzo. Per cui parliamo con Giuliano Peluso. Ciao Giuliano, come stai? Tutto Sì, ciao Claudio, tutto bene? Saluti da schiavi, eh? bene? Sì, tutto bene. Saluti da schiavi. Schiavi della musica, schiavi d'Abruzzo. Sì, lì stiamo come Messer Castellón Marino, siete abruzzesi. Cioè, il vostro capoluogo che cos'è? Chieti? Resto Chiedi, da ma due passi da Isernia. siamo a 40 km dai Serbia, quindi e Però Chieti è c'è cioè, molto più lontano. da Chieti. È più Sì, lontano Chieti, sì. sbaglio, no, da voi per arrivare da voi non è la Trignina, giusto? La Trignina. È stata 10 km di Castellón Messer Marino. Sì, stiamo a 10 minuti, quindi 8 km siamo da Eh Castiglione. sì, infatti, adesso a bruciapelo ti dico subito, hai visto la trasmissione di Mariano, ma adesso domanda a te, passiamo qualche foto mentre parli. La differenza di questi cappelli che sono meravigliosamente colorati come quegli altri, ma voi sono tondeggianti, come mai? Guarda, noi ci differenzia da Castiglione, ma anche dagli altri Pulcinella che si vedono solitamente in giro, sia la forma che anche la conformazione. Quindi noi, vabbè, più che composto, cioè sempre fiori di carta, che li produciamo, quindi durante l'anno ci mettiamo, ci riuniamo, li produciamo, e abbiamo questa forma, quindi non andiamo a punta, ma sono più tondeggianti e si differenziano tra i maschi e le femmine, quindi come tu ben sai. Quindi dalle forme differenti. Eh no, ma io lo so, ma spiego ai nostri spettatori perché si differenziano maschi e femmine. Guarda, quelle ovviamente noi anno dopo anno li modifichiamo, sia nella moda, quindi diciamo che i fiori che andiamo a produrre, che anche la forma che diamo. Quindi non c'è una forma standard che solitamente utilizziamo, eh. Non è il solito cappello a punta. Ma tra maschi e femmine che differenza c'è? La differenza tra maschi e femmine, guarda, lì c'è solamente una cosa di. sono più, diciamo, delicati quelli delle femmine.
hanno un qualcosa di più sinuoso, quindi che si è collegato al fisico della donna, che si differenzia da noi, che è un po' più grande, diciamo, e pesante. La caratteristica che è vostra unica è che la forma è sempre fatta tipo cappello da fungo, insomma, sempre con la forma un po'... Sì, diciamo che cilindrica, sì, anziché essere più conica, che va verso l'alto, diciamo. Sì. Quindi è una forma... Sì, mi sento. Ah, sì, dicevo, quindi che si differenzia rispetto agli altri carnevali, che lo rivedo molto più verso i paesi, non so, forse del nord-est Europa, che più... Poi... Ci arriviamo al vero Pulcinella abruzzese oppure della zona qui Molise, Campania, si differenzia rispetto agli altri. Infatti noi... Scusami. No, dicevo, noi vedo anche che rispetto agli altri che fanno solitamente con i nastri di carta, utilizzano spesso e volentieri questi nastri colorati, noi invece... facciamo più con dei fiori, quindi ci mettiamo... Fatto vedere, mentre parlavi facevo passare questa foto di questo cartello che stava depositato su questo scalino, e Maya, la nostra cara, ha fatto questo primo piano. Sì, ma infatti, anche se siamo a 8 chilometri, come abbiamo detto prima, da Castiglione Messer Marino, oppure anche da altri carnevali che qui ci sono, qui prima lo facevano da delle cose, anche a Rocca Spina Alveti, che è un altro paese che sta a 15 chilometri da Schiavi, si utilizzava sempre questa pulcinella con questi cappelli conici. Invece noi, forse erano le nostre origini più slave che ci hanno portato. Parliamo, ma voi come si chiama il pulcinella nella vostra lingua? Allora, noi diciamo che è la pulcinella, noi lo chiamiamo, il carnevale nostro si chiama il carnevale dei Mazzaroni, quindi però diciamo che la pulcinella, sì, che però diciamo che la figura principale del carnevale è sempre la pulcinella. Al femminile. La pulcinella al femminile, noi abbiamo la doppia pulcinella, quindi abbiamo la pulcinella principale e poi la secondaria, quindi che poi... non so se hai fatto vedere già un video, quindi che si approcciano diversamente quando entriamo in corteo, quando ci ospitano, quindi nelle varie contrade. Sì, quel video, Giuliano, infatti si vede perfettamente quel tipo di cappella. Ma dimmi una cosa, Giuliano, ma poi torneremo al costume, come si sviluppa il vostro carnevale, poi parleremo della famosa spallata che... mia moglie è una ballatrice, siamo venuti apposta anni fa, perché loro, a parte perché dovevamo fare le registrazioni per il comitato Pro Pulcinella dell'UNESCO per dare al professor Scafoglio, ma anche perché loro, figurati, si impazziscono per questo ballo. Senti, ma la parola schiavi, la gente non lo sa, per esempio pure da me, in terra di lavoro, è molto presente la parola schiavone, schiavi, perché sono tutti originari delle terre croate, delle terre balcani, quindi anche da voi è lo stesso motivo, o no? Sì, si dice che una delle tante spiegazioni di questo nome potrebbe essere che siamo comunque una colonia di slavi che si sono fermati qui, quindi a Schiavi, dando il nome al paese. Sì, ma succedeva questo, Giuliano, qui un po' nella mia, dove io studio, sono un pochino più preparato, perché mi occupo molto di preparato. No, perché no, sulla questione storia, perché devi sapere che prima i croati, i slavi, soprattutto i croati, sono sempre stati grandissimi, infatti la stessa nome cravatta deriva dal croato, perché loro avevano, i guerrieri croati, avevano questa specie di maglia di ferro che avvolgeva il collo, e da lì che sembrava una cravatta, lì la parola cravatta. Però loro che cosa facevano? Siccome il nostro territorio è sempre stato imperversato da lotte intestine tra baroni, nobili, soprattutto poi l'invasione continua dei saraceni, avevano bisogno di mercenari. E che succedeva? Che venivano molti mercenari dalla Croazia, dai popoli balcanici, venivano da noi al servizio di questi signorotti. E che succedeva? Che poi alla fine si stanziavano. Quando soprattutto poi questi avevano delle vittorie, quindi difendevano bene il padrone per cui erano stati, che in quel momento servivano, gli venivano dati i titoli nobiliari. E quindi ecco perché schiavi sicuramente è una sede
di qualche comunità, di qualche anche di croato slavo che era venuto qui e per questi motivi, oltre alle migrazioni che fuggivano dalle tante invasioni ottomane e turche che spingevano queste popolazioni balcaniche verso di noi. Infatti da voi ci sta pure Rocchette, sono parecchi cognomi che sono tutti di origine croata, slava. Quindi questi, infatti mi diceva Mariano che la vostra parlata è completamente diversa, pur stando a 10 km. Sì, infatti, come dicevamo anche prima, cioè, i pochi chilometri che ci separano, però ci sono diverse comunque cose che sono molto più distanti rispetto ai chilometri che ci separano, dalla parlata, dagli usi, alcuni costumi, quindi Dalla proprio cucina? su, Pure dalla cucina? ma anche dalla cucina, forse, beh, sicuramente un po' meno. Però diciamo che per quanto riguarda alcuni usi, non so, forse noi abbiamo preso più da un versante qui del Trigno, loro stanno più zona verso zona Sangro, forse. Però No, questo. loro più capitanata, perché loro erano le tappe della transumanza, quindi più Sì, la infatti capitanata. erano più di passaggio da Trenzuola, quindi gente che passava quindi da giù Lucera, che ci passa lì? Lucera, Foggia, sono sì, il tratturo Sì, la di capitanata, no, Foggia, il Lucera, Cavaliere quella delle Puglie, capitanata. no. Infatti loro forse Scusate. hanno avuto più influenze da quella parte, invece noi più versante a questo punto Molise, Vallata del Trigno. Ma voi siete Sicuramente. proprio a pochissimi chilometri dal Molise, è proprio uno sputo. E noi siamo l'ultimo paese dell'Abruzzo, quindi confiniamo sia a destra che a sinistra, provincia di Campobasso e provincia di Isernia, quindi siamo incuneati dentro il Molise e quindi le influenze le abbiamo prese, diciamo, abbastanza anche da quel La territorio. nei posti di confine la contaminazione è oggettiva. Sì, Però infatti. sai Giuliano, sai il fatto qual è? È che oggi 11 km, 10 km ci sembra nulla, no? Ma quel Esatto. tempo, 11 km, soprattutto lo conosco bene perché quando vengo da voi e vado dall'altra parte, passando da Schiavi o torno da là, passando da voi, il territorio è molto collinoso e soprattutto pieno di avvallamenti. 10 km sembrano niente adesso, ma prima erano tanti, eh. Infatti, era più semplice forse. Forse ci si vedeva solo durante il pellegrinaggio, le feste che uno si incrociava durante l'anno, perché non è che tu facevi 10 km così, ci volevano 2 giorni. Immagino. Ma infatti anche il territorio nostro è molto vasto e anche all'interno dello stesso territorio, se ci fai caso, ci sono delle influenze, ci sono alcune contrade che hanno più influenza verso la zona di Castiglione, altre più la zona del Molise, quindi già all'interno del nostro territorio questo è visibile, quindi poi andando oltre è ancora più Beh, marcata diciamo che la caratteristica è il nostro regno, noi abbiamo sempre accolto tutti e quindi tutte le popolazioni sono venute qui e si stanziavano, no? E convivevamo con tutti e quindi cosa succede? Succede che ci si contamina, cioè, diventa una società multietnica, multirazziale e a quel punto ecco, ci sono delle realtà come le nostre che sono bellissime, meravigliose e che nonostante il modernismo cerca di abbattere, ma per fortuna sotto la pagina del libro esistono ancora differenze che arricchiscono il territorio. Senti, ma dimmi una cosa, voi avete questa famosa danza, infatti Schiavi della Musica, no? Ma Sì, nasce sì. prima il carnevale o la balla? Ok, una saltarella che è, La giusto? spallata, sì, una La spallata. spallata di Somiglia schiavi. a una tarantella, beh, anche questa figlia delle tarantelle. Nasce prima questa musica o nasce prima la maschera? Questa mi fa una domanda che secondo me è un po' complicato rispondere e non so, secondo me potrebbe nascere sicuramente prima la musica, però questo sinceramente non so dirtelo. Però come sappiamo, come diciamo, come abbiamo visto, il ballo della spallata è legato comunque al carnevale, perché noi quando facciamo la sfilata del carnevale, in quella giornata, in quelle 2 giornate, non so io quante balleremo centinaia di spallate durante tutto il giorno, quindi Sì, sono testimone, l'ho visto, è sei vero. testimoni, infatti poi diventa anche ripetitivo, però siccome poi è una cosa che ci lo facciamo così in maniera naturale, quindi è legata la cosa. Potrebbero essere anche nati insieme le due cose, non si può mai sapere.
il ballo e la festa. Ma le tracce antiche, fino a qua, le tracce del passato, fin dove arrivano le origini? Cioè, le vostre tracce, Guarda, sicuramente è secolare, millenaria, ma le vostre tracce, dove le io prendete? Fin dove per arrivano? quanto riguarda il carnevale, noi siamo ripartiti, anche quando vado in giro per le varie contrade, andiamo in giro e cerchiamo un po' di capire da quanto tempo è che si faceva o meno. Io penso che dai primi del Novecento ci sono comunque dei riscontri. Le ultime persone che abbiamo parlato, anche sabato di carnevale, ci ho parlato con alcune persone più anziane, comunque ci sono avvicinate. Loro dicono, parlano sempre di questo carnevale che i nonni, i genitori, i nonni, i bisnonni già lo facevano, quindi siamo intorno, quindi secondo me parliamo di diverse decine e centinaia di anni. Parliamo di qualche secolo, Qualche sicuro. secolo, sicuramente, sicuramente. A Schiavi ormai le persone più anziane, vabbè, se lo ricordano da sempre, quindi per questo ti dico che secondo E me dimmi una questo. cosa, Giuliano, voi... Scusami, Dimmi. vai. No, dimmi. No, Giuliano, dimmi una cosa, ma voi... sono curioso, perdonami, ti interrompo perché sono curioso. A parte che state... Chi venne a Cassino? Maurizio? O mi sbaglio? Che faccio vedere adesso in Scusa. foto. Sì, Quando Maurizio, venne Maurizio. Maurizio, venne a Cassino, spiegò Sì. benissimo che adesso Come no? ho fatto passare in una foto. Ma voi lo continuate a fare cercando di preservare il più possibile quello che vi ho tramandato o lo avete un po' cambiato? A parte la fantasia dei costumi, che è ovvio che non sono mai uguali a quelle dell'anno precedente perché il mondo va avanti. Parlavo nei rituali. I rituali come sono? Sempre gli I stessi? rituali, no, i rituali sono un po' motivi, rispetto a quello che ci è arrivato dai racconti, sicuramente qualcosina è cambiata. Questo perché ovviamente siamo molte meno persone, quindi cerchiamo un po' di adattarci. Prima si diceva che comunque ogni contrada, beh, Schiavi è composta da 9 contrade, ogni contrada per lo più, ce ne sono più rispetto a 5-6 rispetto alle 9, organizzavano ogni contrada, organizzava più gruppi di mazzaroni rispetto, quindi, quindi alla giornata. E rispetto quindi a noi, che noi effettivamente usciamo con una squadra e facciamo il giro di tutte le contrade, però diciamo che però la struttura principale è sempre quella, quindi si esce la mattina, si usciva la mattina, organetto alla mano, e si faceva il giro di questa, quindi casa per casa, e questo stiamo cercando di mantenerlo. Ovviamente è più complesso rispetto a prima perché siamo molte, molte meno persone. Da quello che mi dicevano, è che prima si usciva quindi con un doppio carnevale. Questo è cosa che noi non abbiamo più mantenuto, sicuramente, che io sinceramente non ho nemmeno mai visto. Però c'erano diciamo, i mazzaroni, quelli buoni e quelli cattivi, quindi c'era una differenza tra i mazzaroni. Come in tutti i carnevali. Sì, però una cosa che noi, questa cosa qui sicuramente non l'abbiamo mantenuta, ma perché non l'abbiamo forse mai vissuta, nemmeno in prima persona, oppure dai racconti delle persone più vicine a noi. Quindi questa cosa sicuramente è andata persa nel tempo. E non si può ripetere? È qualcosa che sinceramente dovremmo provare a rifare, perché lì, come mi raccontavano, poi devo capire ancora meglio. Comunque si diceva che usciva quindi una squadra di mazzaroni, quindi diciamo di quelli belli, non so, così li chiamavano, quindi Sì, come, colorati, pesanti. scusami, la stessa cosa abbiamo visto dove sono andato pure a farla, all'estate del carretto, stavano i pulcinella belli e quelli brutti. Sì, la stessissima cosa. Quindi c'erano quelli belli che uscivano con la luce del sole, quindi c'era la mattina presto, quindi tutti colorati e festanti. E poi invece al calare della sera uscivano quelli mazzaroni, quindi diciamo quelli brutti, quindi un po' più, la cosa era un po' più goliardica, un po' più cupa anche sotto certi aspetti, che però facevano lo stesso giro dei mazzaroni, quelli belli, che comunque erano già passati prima. E entravano nelle case, però avevano tutto un rituale quindi diverso rispetto al cosa. E questa cosa sicuramente noi l'abbiamo Beh, persa. sarebbe bello Sarebbe riprenderla però, eh. bello riprenderla, perché questa era una particolarità che mi raccontavano proprio l'ultimo carnevale che abbiamo fatto.
sai, mi diceva una signora che era tornata apposta da Roma. Diceva, sai, quando io noi stavamo qui, i nostri nonni, i nostri genitori ci raccontavano, forse loro anche l'avevano vissuto, eh? Quindi diciamo già negli anni 50 questa cosa era ancora viva. Però mi raccontava che c'era questa doppia sfilata, questi doppi mazzaroni che si facevano in paese. Io però sinceramente non c'ho memoria, c'ho solo questa memoria di un racconto che... Beh, tu sei giovane, però raccogliete bene, registratele perché cioè, è un rituale molto importante che è legato a un valore antropologico enorme, no? Che i colibrutti la notte e l'inverno che sta passando per arrivare poi alla luce, che è la primavera, cioè bisogna seminare i campi, la procreazione, Ah, tutto quello che. sì, tutto E legato a questo. sarebbe molto bello recuperarlo, ma voi avete trovato qualcosa negli archivi, qualcosa avete trovato qualcosa, oppure non ci siete più proprio andati? È tutto Guarda, io tramandato. no, questa cosa qui non abbiamo trovato, non ho trovato archivi, sono ancora racconti, quindi passaparola di racconti di persone, quindi di conoscenti. Però l'impegno dovrebbe essere questo, che dovremmo provare almeno a capire. A vedere se riusciamo a trovare qualcosa che ci possa far capire Anche come anche farti come spiegare, anche funzionavano. farti, anche farti spiegare bene com'era il costume. Io quello perché infatti anche capire infatti com'era poi effettivamente il costume di quelli belli, diciamo, quelli Era su del quello che giorno, quelli parliamo. sono quelli che secondo vabbè, quelli che sicuramente poi stiamo utilizzando tuttora, quindi colorati, se, si vede anche dalle foto, per lo più si utilizzano abiti di arlecchino e Vabbè, colori i pulcinelli vivaci. carnevale sono tutti quanti colorati, questi nostri, Sì, tranne quello il sì. pulcinella della capitale, il pulcinella della capitale, che è quello di Napoli, Sì. che è classico bianco con il cupolone, però pure per esempio quello di Castiglione è bianco, però sopra è pieno di merletti colorati, c'è tanto colore da tutte le Sì, parti, quindi anche il infatti. vostro non si differenzia da questo. Però sarebbe curioso veramente capire, dovessi fartelo spiegare bene, te lo registi, capire bene che cosa. Come si vestivano qui quelli brutti? Infatti questo è una cosa che è un impegno che ci prendiamo come associazione, che dovremmo anche, cioè dobbiamo riuscire a capire questa cosa, perché effettivamente va ripresa e rimessa in atto, certo con il giusto le giuste attenzioni, però secondo me è una cosa anche fattibile. No, bisogna solo capire bene chi te lo descrive, Sì, perché come trovare ti la persona dicevo, giusta. c'era questa signora che proprio ne parlavamo sabato scorso, quindi quella per il sabato di Carnevale, che mi raccontava questo, quindi è qualcosa che, come ti dicevo, fino agli anni 50 forse era in uso, quindi si potrebbe, cioè, raccogliere delle informazioni è ancora fattibile, è ancora possibile, perché comunque non parliamo di 100 anni fa, quindi c'è sempre qualcuno che è ancora giovane, quindi che può Eh comunque no, dirci. dovresti prendere questa signora o qualcun altro, ti siedi un pomeriggio, ti prendi un telefono come faccio io, un registratore, e ti fai spiegare bene com'è. E poi ci arrivate, perché sarebbe bellissimo farlo in questo modo. Perché secondo me a questo punto anche la spallata avrebbe un senso di veniva fatta in maniera diversa. Perché non pot chi ti dice che tra i belli e i brutti non c'era veniva fatta una ballata? Chi ti dice che la Un spallata non è altro servita perché ballo. i belli cacciano i brutti perché deve arrivare la bella stagione? Cioè, chissà, guarda, non è una cosa da poco sto fatto, sto Sì, dettaglio, eh. bisogna capire anche infatti tutti i tempi, anche i modi di come era strutturata tutta la giornata, l'intera giornata. Questo sarebbe interessante. E ci dobbiamo mettere d'impegno e cercare di capire No, come. no, assolutamente. Io te lo dico da osservatore, sarebbe bello. Adesso poi parleremo del costume, della musica, però faccio passare adesso un breve video perché dobbiamo parlare della socialità. Ma pure mio marito fa la sfilata. È parte integrante. Ma levati un po'! Ecco, ho fatto passare questo brevissimo video
dove a ogni postazione, noi venimmo di sabato, venimmo dalla mattina, lo facciamo fino alla sera, all'ultima ora che avete, all'ultima postazione. Però devo dire che è un rituale, è quasi, no, quasi sacro. Ogni casa che vi ospitava vi faceva trovare, cioè ci faceva trovare di tutto e di più da mangiare, non comprato, ma preparato con le proprie mani. E quasi quasi c'era pure chi si offendeva se qualcuno non prendeva qualcosa. Quindi questo proprio è sentito tantissimo dalla comunità e da tutte le contrade. Sì, assolutamente. Guarda, dico, beh, la giornata si compone così, cioè noi ci raduniamo quindi in un punto del paese e poi da diversi anni a questa parte abbiamo deciso di fare il sabato, quindi prima di Carnevale, facciamo il giro delle contrade. Come ti dicevo prima, le contrade sono 9, quindi è una giornata bella impegnativa. Partiamo la mattina alle 9, 9 e mezza, ci mettiamo in moto e facciamo il giro di queste contrade. Iniziamo da quella più vicina, quindi vabbè, diciamo da Contrada Valle, e poi da lì ci spostiamo di contrada in contrada, non a piedi perché ci sono diversi chilometri da una contrada all'altra, ma con delle macchine, camion, furgoni. Quindi riusciamo a spostarci e ogni contrada, quindi come si vede, ci aspettano, cioè c'è gente che si raduna quindi o nelle case oppure nelle piazzette vicino alla chiesa, perché ogni contrada ha la sua chiesa, e quindi ci aspettano, fanno il banchetto, noi entriamo ballando, cantando, e poi vedrai che, vabbè, non so se si vede, se è visto nel video, c'è sempre cioè la seconda pulcinella, come dicevo prima, c'è cioè la seconda pulcinella e la prima pulcinella. La seconda pulcinella è quella che comunque va, chiede permesso, cioè chiede al capo frazione, a colui che ha organizzato il banchetto, se il carnevale è ben accetto, quindi se noi possiamo entrare e fare ballare, cantare, e quindi siamo ben accetti. Dopodiché, se la prima pulcinella, la seconda pulcinella, quindi si riavvicina al corteo e porta in dono qualcosa, cioè se siamo stati accettati dalla contrada, da chi ha organizzato, riportano indietro o una bottiglia di vino o qualcosa che comunque ci fa capire che siamo ben accetti e quindi possiamo proseguire. Allora lì si incammina la prima pulcinella, che dà il là quindi all'apertura, quindi entriamo ballando. E lì poi Sì, mangiamo e caro, beviamo. questo rituale che è presente in tantissimi tradizioni di musica popolare e cultura popolare, questo fa capire che le vostre tradizioni, che nostre, queste qua di Pulcella, come la musica, non è folklore, ma è cultura popolare, musica popolare e cultura popolare, perché ha i suoi codici, ha i suoi regolamenti, ha i suoi rituali ed è Assolutamente. soprattutto le sue gerarchie. Perché il folklore, lo ripeto sempre, il folklore nasce dopo l'Unità d'Italia con l'intento di voler distruggere la cultura e civiltà popolare, perché è sempre stato il cruccio e il nemico numero uno della borghesia, mentre prima con l'aristocrazia il popolo con questi rituali si confrontava a pari dignità con i sovrani e con il sangue di turno, perché era forma di aristocrazia, quindi rispetto reciproco. Ma la borghesia invece, non potendo distruggere queste tradizioni, cioè, si è inventato il folklore per cercare di eliminare la nostra civiltà e la nostra cultura popolare. Ecco perché, se tu ci fai caso, i balli e le danze folcloristiche, come i rituali folcloristici, sono veramente pacchiani. Mentre questo, oltre il vostro ballo e tutto, che ha una certa identità molto, molto precisa, ma anche questi Sì, rituali qui sono infatti noi. fondamentali, rispetto alla gerarchia. Io No, da noi c'è la geologo, ma struttura, cioè, come ti dicevo, è formata così, cioè, quindi prima pulcinella, seconda pulcinella e poi c'è il gruppo che segue dietro dei mazzaroni. Solitamente noi i mazzaroni siamo quattro coppie, quindi tutti, beh, maschi, ci differenziano i cimiri, i copricapo, ci differenziano l'uno dall'altro. Quindi maschi e femmine, diciamo. Però questa è la struttura, Ma quindi dimmi una così. cosa, perché si chiamano Mazzaroni? Mazzaroni perché? Perché si pensa, beh, ma questa è la cosa, perché comunque la pulcinella, sia la prima che la seconda,
sono dotati di questa mazza che noi chiamiamo sagliocca, quindi che è un bastone con una bastone, una mazza vera e propria che loro quindi battono a terra spesso e volentieri. Molti, vabbè, molti si ritiene che questo sia fatto apposta per il risveglio della terra, quindi legato sempre a questi rituali. Sì. Sì, quindi questo qui è il Mazzaroni, si presume, ma molto probabilmente sarà questa la spiegazione, è dovuta al fatto della mazza che hanno le due pulcinella in mano. Sì, ma ormai in tutti i carnevali, ovunque ci sta la pulcinella, pure da Pescorocchiano fino a giù, ci sta sempre il pulcinella con la mazza in mano che sì. Detti i tempi, che comanda. Immagino cosa poteva essere... come poteva essere utilizzata quando c'erano i mazzaroni belli e quelli brutti. Guarda, è molto importante. No, ma infatti, si incontra... infatti, poi, come dicevo, siccome ogni contrada faceva il suo mazzaroni, diciamo, la sua squadra, oppure le stesse contrade facevano due squadre, la parte superiore e inferiore della contrada avevano due squadre di mazzaroni. Delle volte dove si incontravano le due squadre. E le mazze venivano anche utilizzate per farsi per tirarsele dietro delle volte, quindi erano anche un utilizzo un po' particolare questo. Ma i famosi manganelli, no? Che sì. Deriva tutto da che noi sappiamo bene, soprattutto con la festa di Pietrigrotta, carnevalata di Pietrigrotta, sono i manganelli per far male, perché si aspettava quel momento non soltanto per copulare e copiarsi in maniera mascherata fra situazioni strane e fetiche, ma anche per chi va ammazzata. Quindi, cioè, nel senso che quelli utilizzavano per qualche rancore, qualcosa. Sì. Perché a carnevale tutto era accettato, non è una cosa che poi è molto molto importante. Che poi, dimmi una cosa, ma tutti gli altri carnevali, molti carnevali prima li facevano soltanto i maschi, no? E poi i maschi si travestivano da donne. Noi abbiamo mantenuto anche questa cosa e la stiamo ancora mantenendo. Quindi prima anche le femmine facevano il carnevale o è stata una cosa dei tempi contemporanei? No, ma noi, cioè il gruppo dei Mazzaroni, stiamo continuando questo che ci siamo sempre tramandato e cose, cioè siamo solo maschi, quindi uomini che partecipano al gruppo dei Mazzaroni, quindi sia le pulcinelle che il gruppo Mazzaroni sono sempre uomini. Come dicevo, lì c'è poi poi all'interno dei Mazzaroni c'è il Mazzarone che si traveste da donna così per fare la coppia con il rispettivo uomo, però è sempre maschile, esclusivamente maschile. E quindi la spallata, prima il ballo era solo tra maschi. A questo punto questo non lo so, però noi comunque la stiamo portando avanti questa cosa e la spallata che facciamo durante la giornata del carnevale è una spallata quindi esclusivamente maschile, così come tutta la sfilata e tutta la giornata. Sì, ma guarda qua non si tratta di essere sessisti o essere cosa, no. Però conservare almeno il carnevale questa tradizione antica salva la vostra festa, la vostra carnevalata. Voi come si chiamava? Mascherata? Voi carnevale come lo chiamate voi? Ma noi chiamiamo sempre tutto Mazzaroni, nel senso facciamo carnevale storico di Mazzaroni. È questo che l'abbiamo sempre chiamato così, quindi non né mascherata né carne Mazzaroni, e noi dicendo parola Mazzaroni per noi quindi si capisce subito che si fa il carnevale. Quindi senti, quindi le contrade sono 9. Io mi ricordo quel giorno, poi si finiva davanti alla piazza del comune, no? Davanti alla piazza principale. Fece tappa, ma poi lì si andava in un altro posto, che poi immagino che una volta in tempi antichi, senza camion e senza lambrette, mi ricordo quel giorno la lambretta ci sta, si andava sicuramente con i ciucci, con gli asini, con i carretti da contrada a contrada. Sì, quindi faceva veramente tanto. Ma prima era questa cosa, anche sì, è un po', vabbè, l'abbiamo cambiata ovviamente per questioni di popolazione proprio residente, perché
da quello che si dice, da quello che hanno sempre detto, che ogni, cioè, al massimo facevano una barra due contrade, si muovevano a piedi per lo più, quindi non è che facevano come facciamo noi adesso, che in una giornata riusciamo a fare tutta la, tutte 8-9 le contrade, ma tempo addietro facevano, come dice, anzi addirittura c'è chi dice che nello, in un giorno riuscivano a fare mezza contrada, perché a differenza nostra noi facciamoci raduniamo in punti, in uno o due punti delle contrade, là prima facevano casa a casa, qui ogni casa, quindi poi diventava impegnativa tutta la giornata. Qualche anno fa abbiamo provato anche noi, quando di fare casa, cioè casa per casa, quindi partire sempre la mattina presto e fare casa per casa, ma era molto complicato, perché era veramente... Ma credo che veniva fatto in più giornate, Giuliano. Beh, io penso, sì, ma come dicevo, forse facevano una parte della contrada, perché siccome c'erano diverse squadre di Mazzaroni, non se ne dividevano. Ma secondo me veniva fatto in più giornate, perché poi tra l'altro in molti punti del regno già Sant'Antuono, già dopo Sant'Antuono si comincia il periodo di carnevale. Sicuramente ecco perché sono importanti recuperare qualche testimonianza, pure qualche documento scritto. Ma in qualche archivio c'è sicuramente, perché poi qualcosa il collegamento no, perché a Napoli bisogna andare a Napoli, perché a Napoli conservano tutto, gli archivi c'hanno tutto, però trovare, andare a capire dove, questa è la cosa. Noi facciamo, sì, stiamo cercando di mantenere anche, oltre che il sabato facciamo anche il martedì, quindi dividiamo un po' e riusciamo a fare anche il martedì, ad esempio adesso l'ultimo martedì carnevale abbiamo fatto Schiavi Paese, quindi più un'altra contrada. Comunque sempre una giornata impegnativa. No, allora 9 contrade, ogni contrada ha una sola postazione. Adesso, prima mi hai detto... Adesso, come ti dicevo, cerchiamo di radunare tutti gli abitanti, tutte le persone comunque di quella contrada in un unico posto, e loro si organizzano, perché noi... con grosso anticipo comunque li informiamo che comunque passiamo quella giornata, anche se loro già ci aspettano, ci chiamano, ci dicono allora che fate, che non fate, però loro poi si organizzano all'interno della contrada stessa, danno incarico, cioè ogni famiglia oppure ogni piccolo quartiere della contrada prepara, prepara qualcosa e poi lo mettono tutto a disposizione. Solitamente, come dicevo, la piazza della chiesa, ogni contrada chiesa. Sì, mi ricordo che per come mangiamo quel giorno, praticamente era di sabato, ricominciare a mangiare l'ultimo giorno di carnevale, perché è una cosa, poi era tutto buono, una cosa incredibile. Sì, perché poi, come dicevo, mangiava e si beve. E quello ci vuole. Però dico, la gente ci tiene ancora molto, perché quest'anno abbiamo avuto un riscontro importante di gente che comunque vive fuori da Schiavi per motivi di lavoro, vabbè, per altre cose. Per lo più sono a Roma, vivono a Roma, ma anche altre città qui tra Abruzzo e altre zone. E comunque abbiamo visto che ogni contrada tornata la gente da fuori, perché voleva partecipare, ha partecipato anche attivamente, nel senso che non sono venuti lì a guardare il carnevale oppure a ricordarsi il passato, dice oddio, sì, no, hanno partecipato, nel senso sono venuti con il vino, con i salumi, o chi non poteva ha partecipato anche economicamente. È stata una caratteristica un po' di tutti, perché io sono stato in altri carnevali, tu mi hai invitato, ma ti ho detto, ma non invitato in un'altra parte, uno solo. Non ho visto la domenica, c'è stato il boom ovunque, perché l'uomo senza Dio non ce la fa. E dopo questi anni di arresti domiciliari, la guerra che sta ancora in corso, l'uomo ha capito che con il nichilismo forse sta sul viale del tramonto. Questa voglia di trascendente, perché il carnevale comunque ha dei valori trascendenti, molto sacrali, molto importanti, certo, che ti fa legare alla tua terra, alle tue idee, perché sta venendo fuori la tradizione e l'identità, perché io lo faccio da sempre con l'associazione da sempre, soprattutto nella storia, quella borbonica napoletana del Regno di Napoli, però e anche con tutti gli usi e costumi che c'erano, però se la gente vuole capire
siccome il futuro è veramente incerto, vuole capire almeno da dove viene. Tu stesso, tu adesso mi stai dicendo, io ti sto invogliando a farlo, ma voi già state pensando a recuperare quello, quell'altro, capire. No, ma siamo, detto, siamo rimasti positivamente sorpresi da questa cosa perché, vabbè, si vedeva un certo fermo, cioè in giro si sentiva la voce, sì, faccio, dico, però poi quando c'è stato tutto quel riscontro di gente che comunque vedere contrade che cioè, durante l'anno ci stanno, che ne so, 20 persone, cioè stiamo parlando di numeri bassissimi, invece quando poi arrivi in contrada e ti vedi centinaia di persone che ti aspettano, beh, anche una soddisfazione per chi, diciamo che quello che abbiamo ripreso sta ottenendo, sta piano piano, stiamo facendo capire alla gente che bisogna partecipare, quindi No, ma non c'è manco bisogno che glielo chiedi. Ormai è diventato, è venuto naturale. sì, ma infatti non è che non Non, abbiamo. attenzione, attenzione, non è nostalgia, è soltanto recuperare se stessi, Sì, entrare, esatto. rientrare nella retroteca della propria anima. Sì, ma infatti poi, come ti dicevo, lì poi abbiamo visto gente che ti viene, cioè noi ringraziamo ovviamente ogni volta che arriviamo, andiamo via, ringraziamo chi ci ospita, ma sono anche loro stessi che ci ringraziano, che ci guarda, state grazie perché mantenete vive queste tradizioni. Alcuni sì, vabbè, ovviamente ricordano che quando lo facevano loro, quindi c'è questa cosa che. Sono, guarda, non sai come mi rendi felice che mi stai, per queste cose che mi stai dicendo, perché l'ho riscontrate a Monterotunno, l'ho riscontrate a Castiglione, l'ho riscontrate a Castelnuovo del Volturno, sul Volturno, lo sto riscontrando un po' ovunque. C'è questa voglia ecco, Di cose, a guardare diciamo, di questa voglia di tradizione, tornare a. di storia, ecco, io dico sempre trascendendo è vero, non vorrei essere ripetitivo e questo mi rende felice. Senti, ma i giovani ci sono? Sì, guarda, da qualche anno a questa parte siamo riusciti a. Cioè, riusciti. C'è un gruppo di giovanissimi che vivono e sono schiavi tutto l'anno, quindi che ci stanno prendendo piede, ragazzi. Anzi, quest'anno li abbiamo introdotti ancora di più con la voglia, con l'intenzione di farli entrare anche nei mazzaroni dei più grandi, diciamo. No, ci stanno, hanno già la loro squadra, sono già organizzati, hanno il suonatore, le due pulcinelle, stanno oramai nel clima E de... questa è No, un'altra bella e grande notizia. no, no, questa è, anzi, quest'anno ci hanno dato una grossa mano, una grossa mano. Noi ovviamente li invogliamo, però quando vedi che c'è questa partecipazione, già vedi che c'è un futuro, quindi davanti a noi per Sai che questa. Giulia, questa è anche una testimonianza che io sono convinto che prima o poi si svuoteranno i grandi centri urbani e si ritornerà nei borghi, nei nostri territori, perché nei nostri territori, nelle nostre zone, nei nostri borghi, torni a essere un protagonista della tua vita e non uno spettatore, non un numero che cammina e che deve produrre per altri e fa una vita da schiavi. Mo' ce l'ho fatta. No, ma questo lo faccio, si spera anche questo, che noi comunque Non lo so, io sono un siamo sognatore, qui sono sul egoista. puzzolo e combattiamo giorno dopo giorno, però quando vedi determinate cose sono anche piccole soddisfazioni Sì, ma anche perché comunque. poi sai che cos'è, Giulia? Soddisfazione perché a questo punto voi adesso state in mezzo fra due generazioni, tra i nonni e i nipoti, quindi nonni che vi stanno dietro e che si emozionano, i nipoti che si entusiasmano e voi in mezzo l'opera è chiusa, il cerchio si chiude, eh? No, infatti, guarda, come ti ho detto poco fa, cioè, quest'anno è stato tutto veramente perfetto perché loro hanno partecipato veramente attivamente, cioè, nel senso la mattina ci chiamavano, dai, partiamo, facciamo, diciamo, aprivano loro il corteo, eh? Avevano loro la loro squadretta, hanno aperto loro, abbiamo fatto aprire loro per far vedere proprio un po' di rendere più partecipi il più possibile, sempre di più così. Piano piano ci sostituiranno, ma è quello che noi dobbiamo arrivare.
Ma voglio sostituire, tu sei giovane. Come si chiamano i piccolini? I Mazzarini, come si chiamano? I Mazzaroni. No. Ma ragazzi hanno studiato, poi durante tutta la giornata poi è venuto fuori che anche da dopo Natale, ma anche prima, si erano già organizzati, si sono radunati tra di loro, hanno ballato spallata dalla mattina alla sera anche loro, quindi... Sì, poi arriveremo alla parte finale. Dimmi una cosa, ma... Oddio, non so se... Ah, ma tra di voi, io ho visto l'altra volta, era metà e metà, ma parlate in italiano o parlate la vostra lingua originale? Perché l'aspetto linguistico è importante, eh? No. Vabbè, tra di noi ovviamente parliamo il dialetto, lo parliamo, cioè ovviamente Ma questo è anche i più piccoli? i più piccoli, qualcuno ci si impegna, È ci si importante, impegna. lo sai che è importante che si tappano le orecchie alle mamme, perché queste mamme da sempre hanno sempre pensato che se Dice mette non parlano, non la possono lingua meno parlare italiano. pulita, se parli in dialetto tu praticamente sei un cafone. Quindi se tappi le orecchie alla mamma ce la fai. No, ci stanno i ragazzi. Guarda che l'aspetto linguistico non è una cosa da poco, eh. No, ma Perché infatti la lingua è quello che veramente ti tiene a legare, mi cioè lega da una ancora di parola che più. dite che è diversa da quella, per esempio, di Castiglione, si capisce la vostra identità che è diversa da quell'altra. Sì, ma infatti non deve andare perso nemmeno il dialetto, E perché sì. assolutamente, perché ha un valore enorme. Sì. Se ecco questa foto, faccio passare il vestito, questo costume, il cappello, ne abbiamo parlato, tutto il resto, c'è la mazza e poi. Tutto Del il resto. Mazzarone, perché poi ho visto che ognuno i non Mazzaroni, ognuno poi si vestiva come gli pareva, E però vabbè, quella, quelli la diciamo divisa che ufficiale da come è composta. la divisa ufficiale. Allora, vabbè, cappello abbiamo detto che si chiama Cimir. Come si chiama? Cimir. Cimire, che sei il ciminiere, no, del camino. Cimir è più o meno. Essere un cimino. Il Da noi sai come si cimiere. dice in di lavoro? Luciminiere, Vurucimire. Cimir, il cappello, quindi il cappello noi lo chiamiamo il Invece Cimir. Luciminiere, noi invece Luciminiere. Sì? Ah, hai visto? Ok. Poi vabbè, abito, solitamente abbiamo detto fino adesso, colorato al massimo, noi utilizziamo l'arlecchino, ma si può utilizzare qualsiasi cosa. E poi, vabbè, cioè, ci stanno le pulcinelle che hanno la sonagliera, diciamo. Così la Dall'altra chiamiamo. parte la famosa E sonagliera. perciò sì, la sonagliera è quella, nel senso le campane, campanelline e cose, quindi per andare. E dotate entrambe di tromba per informare il gruppo che ci aspetta, che stiamo arrivando, e quindi devi Sì, tenersi quest'estate pronti. quando sono fatta la festa dove ho fatto il primo video a Castiglione, praticamente ci stava una ragazzetta simpaticissima che me la trovavo sempre da dietro all'improvviso che mi sparava la trombetta in faccia e mi faceva sempre saltare. Bella, una cosa. Poi ultimamente, però, questo poi c'è qualche non so perché c'era il Pulcinella, diciamo capo, che ci ha accompagnato fino a qualche anno fa. Poi ha lasciato l'eredità. Lui indossava sempre la coda della volpe, indossava questa coda di volpe, diciamo, nella parte posteriore della cinta che indossava il girovita. Però questo sinceramente non so perché, se era una sua scelta oppure una cosa che aveva visto, Era un forse vezzo. era ok, quindi era sempre sì, sicuramente, però lui l'avrà ripreso sicuramente da chi lo faceva prima di lui, e c'aveva questa Diciamo, coda di volpe, sì. e questi pulcinelli, l'abito colorato invece rispetto ai vostri cugini, loro bianco su cui mettevano i colori sopra, e loro hanno come in altri pulcinella hanno gli stivali, voi? Noi, Stivaloni. guarda, no, noi non abbiamo gli stivaloni, no, scarpe, cerchiamo di evitare le scarpe da ginnastica, ovviamente, però abbiamo le scarpe, il mocassino classico, comodo, che però, perché forse questo è dovuto anche al fatto che dobbiamo ballare tutta la giornata, quindi ci vuole sempre qualcosa di comodo, e più comodo, non comodissimo, ma comodo rispetto agli stivaloni e al resto delle cose. Allora,
Adesso passiamo il video sulla ballata, lo manderemo quando ci congederemo da questa bellissima chiacchierata, Giuliano, che ti ringrazio già in anticipo. Ma Tu grazie a eri te. demorto, tu dicevi che mi parlava, ma fai vista che bella chiacchierata, soprattutto non per noi, perché le cose le sapevo, ma per chi ci guarda, no? Ah sì, ma Senti, sicuramente. ma mo parliamo dagli strumenti. Gli strumenti quali sono? Strumenti, vabbè, la tromba, trombette e cavoli vari sono da dotazione delle No, pulcinelle, però per la musica della ballata, sì. organetto. A noi ci accompagna due figure, una figura, cioè nel senso che oltre, diciamo, la squadra, poi abbiamo anche i due, tre, quattro, cinque suonatori che vengono, suonatori che Ecco. vengono, che accompagnano il corteo. Ovviamente organetto, dubbot, come si chiama, la fa da padrona, nel senso che noi non ci muoviamo senza l'organetto, quindi quello è lo strumento principale e principe della giornata. Ciaramella, zampogna, tamburello, niente? Ma se c'è qualche tamburello di affiancamento va benissimo, però diciamo che la stragrande maggioranza cioè, la maggiore la fa l'organetto, cioè abbiamo c'è il suonatore, anche lui con il cimire, quindi con il cappello del Mazzarone, con una forma diversa rispetto a tutto il resto del gruppo, che lo contraddistingue per far capire che lui è il suonatore. E Ciaramella. quindi cioè abbiamo solo organetti. Musicalmente siamo un po' Sto insistendo su questo organici. fronte, sai perché? Capito? Perché l'organetto compare all'inizio di un secolo fa nel nostro Eh territorio. sì, quindi Quindi sicuramente. sarei curioso di capire prima dell'organetto cosa si sono. Secondo me la zampogna e Secondo me Ciaramella. anche sicuramente lo stravelo su qualche strumento che ha preceduto l'organetto, quindi io questo ti dico quello che io vedo attualmente, ovviamente, quello che so io, ovviamente, che ti posso dire. Però sicuramente lo strumento che ha preceduto Perché l'organetto l'organetto nel regno da noi compare fine 800, inizio 900, che poi dalla sì. tabella di lavoro a scendere. Sì. Quindi Quindi sarei diciamo. proprio curioso di sapere come veniva fatto prima E dobbiamo prendere, come ho detto, l'impegno di riuscire a ricostruire No, quello che succedeva ma sai prima. che lavoro sicuramente immane, ma sai che è successo a recuperare questa cosa? Beh, lì riuscire. Abbiamo questo doppio impegno, allora dobbiamo prendere e Niente. capire Io sia poi di sé. musicalmente che il doppio carnevale, diciamo, quello bello e quello. Vedi che io poi ti interrogo, Oh, cavolo! Allora abbiamo Senti, studiato. sto scherzando. Senti, ma la spallata ha soltanto una sinfonia o ha varie, solo una? Ci sono vari tipi di spallate che si suonano. Guarda, le spallate sono diverse territorialmente, anche qui in zona si ballano diversi tipi di spallate che già cambia un A pochino seconda delle rispetto. contrate, cioè ogni contrata ha la sua spallata. Ma no, no, non ogni contrada sulla spallata, però già se tu vai una contrada che sta all'opposto dall'altra, già qualcosina può cambiare. Però diciamo che la spallata di Schiavi Abruzzo è quella standard, è quella che si conosce un po' dappertutto. Poi se si va oltre altri paesi dove si balla la spallata, oppure si suona la spallata, si differenzia da questo. Però diciamo che Ah, per quindi lo non più. è soltanto la vostra questa A suonata. Schiavi d'Abruzzo, ma ultimamente tramite alcune associazioni, alcune persone, quindi hanno ritirato fuori alcune spallate, quindi si parlava di una spallata di, vabbè, anche di paesi qui, Acquavia Colle Croce, San Giovanni Lipioni, oppure Rocca Spinalveti, si diceva che avevano questa spallata, che però in questi paesi sono andate perse. E quindi cosa che invece a Schiavi non è successa mai, cioè noi qualsiasi manifestazione, Sai qualsiasi che evento, si balla la spalla. sono stato, ecco, perché poi ti do il contatto di Paolo Zampogna, che hanno recuperato una mascherata del Borbonica del 700, quindi hanno fatto, Ah ecco, che sì. non sono potuto venire perché era veramente la prima volta e loro ci tenevano, è stata una bellissima giornata, di Monte Roduni, Sì, quello che dicevi. e hanno ospitato il gruppo folcloristico di San Giovanni Galdo. Ah, ok. Un pezzo che loro hanno fatto, gli altri erano folcloristici.
è inutile girarci attorno, vabbè, quindi abbiamo già parlato di prima, però l'unico pezzo veramente particolare e diverso somigliava alla Spallata. Sì, ma sicuramente, lo sanno. Ma sicuramente la suonata sarà quella, poi le forme del ballo stesso, quindi saranno differenti. Un ballo folcloristico. Allora, parliamo un po' del ballo. Come mai? Che cosa raffigura questo ballo? Come è composto? Si va a coppie, in file, poi ci sono state le evoluzioni, diciamo, dovute raccontaci bene le origini e che cosa rappresenta. Ma guarda, allora, la Spallata, quindi, è sempre soprattutto il ballo tipico di schiavi d'Abruzzo, infatti si chiama la Spallata di schiavi d'Abruzzo. Si balla qualsiasi evento, noi una Spallata ci esce sempre. È formata così, c'è l'organetto, quindi, che è il suonatore che suona la Spallata. Inizia prima con una coppia, quindi un uomo, una donna, un uomo, una donna, una coppia, che poi è indifferente, vanno, prendono e iniziano a ballare, quindi il centropista. Dopodiché man mano vanno e si inserisce un'altra coppia, si può ballare da un minimo di 4, poi a un massimo, poi là sta la bravura dei ballerini, perché l'ultima volta abbiamo fatto, eravamo in 12, eravamo sì, 6 coppie, eravamo 7 coppie. Soltanto 7 coppie. E l'abbiamo fatta in linea, perché ultimamente la stanno... Però vabbè, va bene anche questo, la stanno un po' modificando, quindi o la ballano in cerchio, quindi poi le coppie si alternano nel ballo, oppure a croce. Però vabbè, poi da lì si vede la difficoltà e noi comunque... Ma perché? Che cosa rappresenta? Che poi più che Spallata bisognerebbe chiamarla una culata, perché... Una cura, infatti, infatti quando anche... Quando erano a Carnevale, sono venute delle persone comunque da fuori paese e abbiamo detto: guarda, adesso balliamo la Spallata, vi insegniamo anche, così ci facciamo due un ballo. Poi sono arrivati e ho detto: ma questa non era, perché balli, la chiamate Spallata, ma poi la fate con le anche? Questo non te lo so dire, forse una volta si ballava con le spalle, non lo so, a parte gli scherzi. Però diciamo sì, effettivamente si dovrebbe chiamare più culata che Spallata. No, però a parte gli scherzi. E quindi si balla in coppia, ci si incrocia, la donna o chi fa la donna passa in mezzo e al suono c'è un suono particolare, quindi durante la suonata dell'organetto ci sono dei colpi che sono ben distinti, quindi quando c'è il colpo, quindi si dà il colpo con il piede e l'ancata al partner. E dopodiché poi si balla, ci sono dei comandi. Durante il ballo, quindi, c'è una persona, solitamente, fino a pochi anni fa, era sempre solitamente l'uomo, quindi, che durante il ballo iniziava a dare dei comandi. Quindi erano delle storie, oppure c'erano delle battute. E durante era anche un modo per dire anche delle cose che forse non si potevano dire lì, e anche si approfittava in quel momento per dirle. E quindi in quelle lì, poi durante, quando c'è il comando, quindi da parte dell'uomo, si ferma il ballo e c'è un incrocio, si balla sul posto, diciamo, si passa la donna, chi sarà, passa davanti l'uomo, e così finché non finiscono i comandi, e poi si riprende il ballo tradizionale, quindi incrociandosi con le varie coppie. Sì, poi questo è un ballo che lo balliamo solitamente, quindi durante le feste, anche questo è sempre di propiziatorio, di un augurio. Senti, una cosa, Giulia, una cosa che ti volevo dire, ma che tantissime danze, balli del nostro regno, molti sono danni d'accoppiamento, di corteggiamento, propiziatori, ma molti sono anche balli di duello, di combattimento, no? La Spallata, come si può dire, è di corteggiamento, calcolando che prima li facevano solo i maschi, o di combattimento?
secondo me potrebbe partire, secondo me, di combattimento, potrebbe anche, però queste sono ovviamente sono sempre ipotesi, sono sempre partita forse di combattimento. Poi man mano con l'evoluzione, come siamo arrivati adesso al ballo, quindi si è arrivato anche al corteggiamento, perché Anche perché anche il corteggiamento è la forma di combattimento. sì, ma come detto, quella era l'occasione giusta per comunque anche per rapprocciarsi con qualcuno che aveva un certo interesse, quindi era il momento durante il ballo, quindi provi. Infatti tu andavi lì, vai a prendere l'altra persona e la inviti a ballare, poi lì quindi si poteva aprire un Sì, però discorso, un contatto, secondo me diciamo. comunque, visto che Schiavi sicuramente è stata terra di guerrieri e tutto, questa è la mia opinione personale che vale meno di zero. E visti i movimenti che fate, che molte volte, tipo l'avvocata, che pure lì è una tamuriata di combattimento, di duello, quei movimenti che fate, secondo me pure lì, quando facevano solo i maschi, nasce come ballo di duello, di combattimento, forse. Però anche questo rientra nelle curiosità che vanno soddisfatte prima o poi, Giulia, vedi che devi fare. Mi stai dando troppi impegni qua. No, quali impegni? Ma sai che vuol dire fare un canovaccio e scrivere un testo su questa cosa? Non è poco, Sicuramente, sicuramente, eh. però Perché la vostra danza, come quelle di altre, un piede che viene messo in un modo e invece nell'altro, cambia tutto il significato, eh. sì, ma infatti poi bisogna veramente studiarlo. Ma sì, ma ci sta chi lo studia, però bisognerebbe andare ancora più indietro Il e problema, riuscire. sai qual è, Giulia? È che il modernismo, c'è stato un periodo tra gli anni 60-70 che il modernismo stava diventando, stava ghigliottinando l'identità delle tradizioni popolari. E quindi E annullava quindi, proprio il passato, quindi dici tu, lo e volevano proprio cancellare. quindi la famosa cancel culture, pure quella sta finendo per fortuna. Quindi c'è stata un'interruzione, secondo me, nel tramandare. In tutte le cose, non soltanto. E molte poi, tra l'altro, io poi facendo intervista a Augusto Ferraiolo, un grandissimo antropologo, ma questo veramente già lo sapevamo, tantissime nostre tradizioni, identità soprattutto, perché c'è differenza tra identità e tradizione. L'identità è qualcosa di originale, puro, che sta nel tempio dell'essere umano e che alimenta la tradizione, dove l'innovazione è con l'uomo che non è spettatore ma protagonista. Un esempio molto semplice. L'organetto che è entrato nella spallata fa parte della tradizione. Bisogna capire il ballo a livello identitario, che strumenti aveva. Però va avanti, il mondo va. Come adesso tu mi dici che si stanno cambiando le forme dei balli, quella è tradizione, ma il ballo originale, quello di identità. L'identità è il fuoco che alimenta la Da quella è la tradizione. base, da lì si parte poi. Assolutamente. Ma senza la tradizione, però, l'identità diventa cenere, ma senza l'identità, la tradizione muore perché si Non ferma esiste e non va più avanti. Quindi qua. sono tutte quelle cose che, se uno riuscisse, e se lo sopportate gli emigranti, capito? Lui mi diceva, Augusto, che abbiamo intervistato, diceva: guarda che tantissime cose delle nostre tradizioni, identità, io ho trovato a New York, a Boston, in Forse le hanno America. mantenute più loro, erano Eh veramente sì, ma pure grandi. dalle parti mie, in altre date di lavoro, sono sopportate in America, in Francia. Pure voi, purtroppo, è stata terra di emigrazione ancora oggi. Quanti Sì, abitanti fa oggi Schiavi? siamo sui 600-700 residenti. Siamo, sì, questo è l'ordine più o meno di grandezza. Però come dire, siamo un po' sparpagliati, quindi Sì, però ringrazio. ci sta una forte comunità a Roma, ma sono molto attaccati al vostro paese, al Sì. paese. No, infatti è una comunità, non so di quante persone, ma parlano di migliaia e migliaia di persone che sono lì a Roma, che fortunatamente ci tengono e tornano spesso e volentieri. Insomma, tutto il mese di agosto, ma anche durante tutto l'anno, rientrano perché hanno tutte le seconde case, hanno investito massicciamente, pesantemente. Fate qualche Quindi festa in agosto? in agosto facciamo feste, diciamo che solitamente, Quelle patronali oppure qualcosa di specifica no, per la scalata? patronali ce le facciamo giugno e settembre, poi agosto dall'8 al 25, chi fa la festa nella propria contrada, chi nel pa pa schiavi Diciamo che è un paese. paese, diciamo che è un paese in festa, insomma.
quei giorni lì, poi cerchiamo anche di andare oltre la stagione estiva e quindi organizziamo anche durante tutto l'anno. Facci Dobbiamo. sapere, tu non mi fai sapere mai, fammi sapere che io, ma sai che parto sempre, io non devo Dobbiamo organizzare qualcosa sulla spallata, dobbiamo riprendere qualcosa in un discorso, qualcosa sulla spallata, perché la dobbiamo portare, visto che abbiamo questo ballo che ci contraddistingue, dobbiamo sfruttarlo, cioè sfruttarlo sì, anche sfruttarlo. No, 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 non è mica uno scandalo, eh. Prima si sfruttava tutto, prima si sfruttavano le feste religiose per poter raccogliere i pellegrini e fare economia, eh. No, ma così era per far vedere In tantissimi posti i miracoli avvenivano, ma in tanti altri i miracoli non avvenivano, ma se li inventavano per creare economia, non nulla di scandaloso, eh. gente. Sì, ma poi perciò dico, abbiamo queste cose che fortunatamente abbiamo mantenuto, le portiamo avanti, quindi Mazzaroli, portiamo avanti la spallata. Su queste cose dobbiamo spingere sicuramente per Ma dovete farci fare una ricerca conoscere. non soltanto sulla musica, anche sui rituali dei mazzaroni, degli vestiti, un po' di tutto, sulla lingua, soprattutto pure sugli strumenti, sarebbe bello. Devo vedere, sai, mi piacerebbe sentire la spallata fatta con la zampogna, come per te. Dobbiamo provarci, tanto. Perché sarebbe, vabbè. Ma. Niente, chiudo dicendo che la vostra fortuna, la vostra forza sono questi giovani che avete che è il futuro. No, e ti ho detto, è stato emozionante l'altro, sia il sabato di Carnevale che il martedì, è stato emozionante vedere la partecipazione attiva di questi ragazzi, che poi parliamo di ragazzi che fanno massimo le scuole medie, elementari e medie, quindi giovanissimi. Bambini quasi. Sì, è questo che è ancora più piacevole. Va bene, Giuliano, qualcos'altro prima di lasciarci? No, vabbè, io ti volevo ringraziare per la No, ma chiacchierata, figurati. a nome mio, ma a nome di tutta l'Associazione Schiavi della Musica e di tutto Schiavi d'Abruzzo. Tu sai che quando vuoi ci puoi Ma passare figurati, a trovare, ci facciamo un chiacchierata. vengo una domenica a trovarvi, vi chiamo prima e siamo insieme. Va bene, così vediamo anche queste cose che ci siamo dette, le No, ma studiamo, figurati, vediamo, io. programmiamo il da farsi allora. Ma ti abbraccio forte e ti saluto dicendoti che mo faccio passare il video dalla finale che è la spallata. Non potevo fare diversamente. Va Ti bene, abbraccio. grazie Claudio, alla prossima.